A caratterizzare l'odierna morfologia del capitalismo globalizzato è anche, fra le varie cose, il dominio di un edonismo spasmodico che è egemonico su tutta la linea. Per edonismo intendo qui naturalmente non certo il nobile principio epicureo della edonè, ovvero della edonè catastematiche, cioè il piacere stabile, votato a soddisfare bisogni dell'individuo e della comunità, cioè il piacere volto a garantire il permanere felice dell'uomo al mondo. Intendo invece esattamente quello che Epicuro chiamava e condannava, in quanto erede dell'intera cultura greca, come edonè kinetiche, cioè il piacere cinetico, il piacere dinamico, il piacere del cattivo infinito, direbbe Hegel, la rincorsa di desideri illimitati e della soddisfazione massima illimitata nel singolo istante presente. Oggi siamo tutti nella situazione che Pasolini, in quel lungimirante film, il suo ultimo film del 1975, Salò, descriveva all'interno della villa degli orrori nazifascisti di Salò, in cui regna sovrano il principio del godimento illimitato, della pulsione di piacere che si capovolge in pulsione di morte. Oggi siamo abitatori di uno scenario che Hegel direbbe il sistema dell'atomistica, un sistema di atomi individuali incapaci di relazionarsi tra loro e aventi come unico obiettivo insensato la crescita smisurata del proprio piacere individuale, del proprio godimento cinico, quella che Lacan chiamava il godimento mortale, che trapassa appunto in pulsione di morte, come nel film di Pasolini, Salò. Appunto l'individuo è cinico e narcisista, è narcinico potremmo dire, o narcinista, unendo le due espressioni. Cioè appunto non conosce dimensione dell'ideale, dell'alterità rispetto al presente, non conosce legami sociali, non conosce passioni politiche forti, è appiattito sul disincantamento dell'accettazione irriflessa del proprio orizzonte storico come solo mondo possibile e insieme mira al godimento illimitato, alla soddisfazione smisurata dei propri piaceri. Appunto le forme patologiche principali del nostro presente, come sappiamo, hanno tutte come tratto comune il godimento illimitato, la tossicodipendenza, l'alcolismo, la bulimia, hanno sempre come cifra questa rincorsa del cattivo infinito che porta l'individuo sempre a ricercare una pienezza patologica, potremmo dire, un trascendimento costante dell'idea di limite, che è poi la cifra stessa del sistema della produzione globale, l'illimitatezza, il principio sisifeo del superamento costante del limite come unico orizzonte di senso. Senza alcuna barriera, senza alcun superio, direbbe la psicanalisi freudiana, in grado di porre dei limiti, di dire di no. Perché no? È un po' la cifra, potremmo dire, il leitmotiv di tutte queste prestazioni di senso del narcinismo. Godere illimitatamente come individui. Oggi non c'è l'amore, ma c'è il godimento, come hanno mostrato tutta una serie di autori e di sociologi molto importanti, anche Bauman, l'amore liquido ad esempio, no? L'idea che manca la dimensione dell'alterità, il nesso che pone in relazione l'individuo con l'altro, vuoi nella comunità sociopolitica, vuoi nel mondo degli affetti, l'autentico nesso d'amore non c'è più, c'è solo il godimento cinico della monade che autoscolpisce il proprio io individuale all'insegna del godimento illimitato. Questo è l'orizzonte di un capitalismo totalmente realizzato, di un capitalismo, come mi piace chiamarlo, assoluto e totalitario, in cui non c'è più la comunità. C'è solo, come diceva non a caso qualche anno fa uno dei grandi esponenti di questo capitalismo neoliberista, Margaret Thatcher, c'è solo l'individuo, ci sono solo gli individui. Una totale, potremmo dire, una totale presenza di monadi individuali, di atomi che come nel mondo di Epicuro vorticano nel vuoto della comunità assente e che hanno come unico principio l'accrescimento di sé nell'ignoranza dell'altro o, come molto spesso accade, nell'impiego cinico dell'altro al fine del potenziamento del proprio io individuale. Mors tua vita mea è il cinico corollario che fa da sfondo di senso alle nostre esistenze.
Questo è lo scenario appunto di un capitalismo iperedonistico che non ha più alcun ideale da contrapporre al reale, che non ha più alcuna esistenza comunitaria per resistere alle forme di dissoluzione capitalistica della comunità, che non ha più alcun elemento culturale da contrapporre a questa cultura del pensiero unico dominante, del singolo individuo consumatore che tutto consuma compulsivamente, in maniera appunto totalizzante, dalle merci ai rapporti sessuali, alle forme appunto di godimento spasmodico. Occorrerà allora gramscianamente, direi, creare una egemonia che si contrapponga a quella del pensiero unico dominante, che riscopre i valori della comunità, delle relazioni intersoggettive autentiche e della cultura greca della misura e del limite. Metron Ariston. La misura è la cosa migliore, così stava scritto sul Tempio di Delfi. Occorrerà allora reagire al capitalismo trionfante, al suo edonismo, riappropriandosi simbolicamente di Atene.